Buongiorno a Gianluca Nicoletti, giornalista, editorialista della Stampa, blogger, esperto di social network, padre fra l'altro di un adolescente, e sicuramente oggi questa storia che abbiamo iniziato a sviscerare, questa storia incredibile delle due ragazze prostitute, baby prostitute nell'appartamento dei Parioli, gli ha fatto venire in mente molte cose. Buongiorno a te Gianluca. Ciao, buongiorno Luca. Buongiorno. Ma sai, più che farmi venire in mente delle cose, sto guardando con attenzione il profilo Facebook di Mirko Ieni, quello che metteva a disposizione l'appartamento dei Parioli dove le ragazze si prostituivano. Lui faceva l'organizzatore di apericene, c'è tutta una serie di apericene che lui sta organizzando, che è la forma bidocchiosa e ristretta della movida romana. La pericena è una cosa un po' da morti di fame, non è una cena, è un aperitivo rinforzato, per dirlo con un termine da nonne, che dà l'idea di dove vada a rifugiarsi ciò che rimane di questo generone. L'impressione che ha in Roma è la stessa che ha ispirato l'onorevole Mariano Rabino, che di Scelta Civica, che dice a un suo collega: io in 5 anni a Torino non ho mai visto tanta gnocca come a Roma, e chi si muove più da Roma? Dove l'ha detto? Ma l'ha detto, è su tutti i giornali, lo hanno in una telefonata a un suo collega. A me è sfuggito questo. Sì, ha detto, dice, ma sai, adesso si sta giustificando, dice, no, parlavo degli gnocchi, mi piaceva la cucina romana. È un onorevole di Scelta Civica piemontese che su TGcom 24 l'hanno in qualche maniera preso questa sua dichiarazione. Dice, perché, dice, quando vai a Roma, diceva il collega democratico Ernesto Carbone, non vuoi più tornare a casa? Dice, guarda, due cose, dice, uno, c'è bel tempo, poi guarda, in 5 anni a Torino, in consiglio regionale, ero nel PD, non ho mai visto tanta gnocca quando ho visto qui a Roma in 6 mesi. Questo ti dà l'idea, come mai a Roma, se tu esci la sera dopo che hai lavorato, vedi ancora tanta gente in giro, tante belle macchine e tante persone che sembra che non abbiano problemi, quando mai tutti abbiamo problemi? Perché esistono due grandi fluidificanti che danno l'idea che possa esistere ancora un benessere, una spensieratezza. Uno è quello fondamentale, che secondo me è anche alla radice di questa storiaccia di prostitute ragazzine, che è la cocaina. Gira tanta cocaina. La cocaina lascia attaccati molti soldi a chi la fa girare, a chi la spaccia, soprattutto richiede molti soldi da parte di chi la consuma. Queste due ragazzine si prostituivano soprattutto perché hanno bisogno di soldi per poi farsi di cocaina, e probabilmente questo diventa il grande motore. Poi una storia di è tutto un vorrei ma quindi non credi, posso. No, scusami, perché sì, sono tante cose a mettere a punto. La prima, leggendo questi primi risultati dell'inchiesta, ti sembra che la prima motivazione sia quella di due ragazze che a 14-16 anni sono già dipendenti dalla cocaina? Ma sì, la consumano come la consumano molte loro coetanee, e sono anche dipendenti dall'illusione di poter entrare nel grande giro. Entrare nel grande giro significa uscire la sera nei locali che contano, fare le presenze in questi apericene in cui ci sono professionisti che ancora maneggiano soldi. Ti ricordi, qualche mese fa hanno arrestato un po' di avvocati a Roma che davano delle sole bestiali, fingevano di essere dei vecchi pensionati dell'INPS e avevano non so quanti soldi rubati all'INPS chiedendo dei rimborsi che non esistevano. Sono i venditori della Fontana di Trevi e nella versione più aggiornata. Bisogna rimanere nel giro, bisogna essere splendenti, avere belle macchine, far vedere che a 30 anni si hanno belle donne. È che io trovo miserrimo che un uomo di 30 anni ha bisogno di pagare delle ragazzine per far l'amore. È questo, è una cosa, mi sembra bestiale. Lo dicevamo, osceno. No, osceno, sei uno sfigato, se a 30 anni devi pagare una ragazzina per toglierti uno sfizio, sei uno sfigato, quando oggi basta chiedere, nessuno nega nulla, mi pare. Sì, fra l'altro stiamo parlando di cose in cui, che ne so, quando io ero fra la quarta ginnasio o la terza media, ci sembrava un'enorme ingiustizia che una compagna di classe avesse il fidanzato del liceo, o addirittura qualcuno all'università, no? Cioè, il dislivello di 5 anni allora era considerato già, se era a cavallo di un ciclo scolare, una cosa incredibile. Non immaginavi mai.
avrai una bella sorpresa quando porterai, penso è un bambino piccolo, sì, una bambina, sta alle elementari ora. Ecco, aspetta che vai alle medie e vai a prenderlo a scuola e ti renderai conto che i suoi compagni di classe ti spaventano. A me capitava ai tempi in cui andavo a riprendere al ginnasio mio figlio, vedevo delle ragazze che dico, ma queste sono tuoi compagni di scuola? Sì, che le venivano a prendere a scuola signori con belle macchine, che non dico che erano miei coetanei, ma erano uomini tutti sulla trentina. Dico, ma tu non esci con i tuoi compagni di classe? Dice, ma figurati se guardano noi coetanei, non esiste assolutamente. Un giorno sentì una ragazzina, mi ricordo, è duro quello che sto per dire, però lo dico perché fa parte della mia esperienza, erano usciti i quadri di una intermedia valutazione, c'erano tutte queste ragazzine davanti a una di quelle macchinette orrende, tutte di buon genere, di buona famiglia, sentivo che urlava strillando, dice, ma poteva chiedermelo il professore, bastava farsi una scopata per avere i voti migliori, gliel'avrei fatta fare, che mi importa. Io, guarda, figurati, sono uno che si scandalizza, ma ci rimasi male, perché era una ragazzina piccola, era proprio giovane, dico, ma è possibile questa, c'ha già questo tipo di idea in testa, che per avere un voto migliore basta farsi una scopata. Sì, magari può essere anche vero, i fatti lo dimostrano, la cronaca lo conferma, ma c'è tanto tempo davanti, fattele quando sarà il momento, per qualcosa che ti dia piacere, che ti dia gusto, che valga la pena, non fatto il moralista. Mi sembra tutto troppo presto, troppo bruciato, solo questo è duro. Aspetta che incontri. Sentiamo Rabbino, che mi ha messo la curiosità, e torno subito da te. Anzi, sentiamolo insieme. Tione fuori onda. Dimmi una cosa, Claudio. Off the record, con la Juve, certo. Ma fuori dal off the record, qual è la gerarchia nel mondo renziano? Sinceramente, Claudio. Credo. Davvero? Confidenza per confidenza, allora l'onorevole presunto off the record rivela di quali nobili sentimenti si nutra la sua passione politica. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. Bella, là. Vedi? Eccolo. Era più o meno testuale la tua citazione. Certe cose rimangono impresse. Capisci, Roma, poi c'è anche questo fatto, che esiste una marea di onestissimi e compitissimi uomini politici che arrivano dalle province, che hanno fatto tanta fatica per arrivare realmente alla capitale, si fanno la bella grisaglia sartoriale per poter essere all'altezza dei loro colleghi, e poi c'è i peones si impazziscono. Perché tutto il quadrilatero attorno ai palazzi istituzionali la sera è un pullulare di signori in grisaglia con ragazzette di coscia generosa che capiscono che lì intorno c'è qualcosa da rosicchiare. Cioè, l'onorevole Mele è un fatto che ormai è rimasto sintomatico. Abbiamo citato memoria. Spesso. Però era una prostituta professionista, sia pure con una doppia vita di 30 anni. Non era... Cioè, la cosa che è incomprensibile è la caccia alla Lolita prostituta di 16 anni, allora, la più grande. Luca, vatti a vedere adesso Bacheca Incontri, che è il sito... Sì, Bacheca con la K Incontri, dove andavano questi qui. Ecco. Guarda, caldissima studentessa ventenne, già vedere le foto... Ho dubbi che abbia 20 anni, è pieno di annunci di caldissime, disinibitissime, bravissime, esperte succhiatrici sui 20 anni studentesse. Qualcuno gli venga l'idea, la curiosità di andare a vedere dietro a queste foto, a questi annunci. Alcuni di questi annunci erano quelli che aveva messo. Scusa, ci sono andato appena me l'hai detto, però sembra, io non c'ero mai stato, ma mi sembra un sito, almeno la prima schermata, non sembra un sito di appuntamenti erotici. Tu devi andare a vedere donne che cercano uomo, tu dici, sì. Perché bello, le donne che cercano l'uomo, ma non so, sono prostitute, non sono signori e signorine qua. Che cercano un accompagnatore. 25 anni, 29. 29. Già questa... di 21, 20, vai sotto. Sì, sì, no, poi già diciamo anche le offerte sono abbastanza esplicite, no? Pompa. Luca? Bene. Beh, certo, sì, chiaro. Adoro i preliminari. Questa. Anale, profondo, fatto con dolcezza e con giusti calibri. Qua uno deve andare anche con
il metro in mano per... Bene, allora la domanda che ti faccio è, visto che sei un esperto di social network, è lo strumento che ha reso pervasivo questo giro di prostituzione? Cioè è più facile arrivare per un ragazzo passando da un sito, o c'è sempre stato e non lo vediamo e il social network lo tira fuori? Rende tutto più facile, è indubbio. Tante cose sono rese più facili da il web 2.0. Tra le tante cose rese più facili, utili, indispensabili e formidabili, c'è anche quello che, se uno si vuole mettere in vendita, vuole entrare nel giro, così fa molto prima: si fa una foto con lo smartphone, lo mette dentro il sito e naturalmente il cliente ha meno bisogno di intermediazione. Vedi come l'informazione è sempre meno mediata, perché chiunque può fotografare, raccontare, spiegare. Questa è un po' la crisi del nostro mestiere, su cui stiamo arrovellandoci. Anche chi si vuole vendere ha meno bisogno di papponi. Questo signore che faceva l'intermediario doveva mettere l'appartamento, aveva una funzione più che altro tecnica. Le ragazzine alla fine sarebbero autonomizzate. Sono convinto che se la cosa non fosse entrata nella cronaca, fra 3 o 4 anni erano in società tra di loro, non avevano più bisogno di papponi e si sarebbero messe in proprio, come accade alle migliaia e migliaia di signori e signorine che trovi in rete, che ormai hanno organizzato una forma di imprenditoria privata sulla quale, se sono maggiorenni, non ho nulla da dire. Anzi, mi sembra strana ancora l'ipocrisia che nessuno vada a scandagliare in questa sorta di area oscura di contribuenti e di evasori, di probabili contribuenti evasori. In Italia già esiste una forma totalmente tollerata di prostituzione organizzata con tutti i suoi canali, basterebbe dire un mestiere e ci si accede soltanto in età adulta, aprite una partita IVA e fate pure il vostro lavoro, saremo tutti più contenti. E qui per esempio stiamo vedendo su questo sito una ragazza, età 19 anni, zona tuscolana. Secondo te qui c'è la ricerca dell'olitismo? Ma sai, gli uomini depravati hanno sempre cercato ragazze molto giovani, che discorsi, ce ne sono un'infinità di prove. Le persone che hanno un'immaturità relazionale, sessuale, hanno bisogno di qualcuno con cui si sentono forti. Questi già per sentirsi fighi devono avere la macchina presa col leasing e poi ridata indietro senza pagare le rate, cioè devono avere il vestito di marca preso magari dall'amico che ha l'outlet, devono fare gli spacconi che hanno tanti soldi in tasca dando sole, non pagando i loro dipendenti, facendo piccole truffe, e devono fare gli spacconi vedendo che si portano in giro figa di alto livello, e quindi vanno a razzolare delle ragazze che, in cambio di una cena, di un giro in macchina, rispetto al loro compagno di classe sfigato che al massimo le può portare in due sul motorino, e quindi è uno status facilmente raggiungibile. È sempre stato così, la letteratura negli anni ci ha sempre fatto vedere vecchi boccaccioni. Basta citare Lolita, basta citare Nabokov. Però il sito questo qui è pieno di foto con contenuto esplicito sul quale si può accedere, cioè senza poi usufruire dei servizi. Stiamo aprendo degli annunci che sono corredati da foto che, insomma, qua ci vanno appunto i tredicenni, magari i quattordicenni, non c'è alcun controllo di niente, insomma. Ma guarda, i tredicenni sono gli ultimi a andarci, infatti, grazie a Dio, non gliene importa nulla, pensano altre cose, ancora giocano con i videogame, guardano i manga. Quando entreranno nell'età di turbamento probabilmente saranno molto romantici. La generazione intermedia è la generazione peggiore dei maschi. Sono dei 30-50 anni che rivivono in quest'area limacciosa del vorrei ma non posso. Le ragazzine, naturalmente, le ragazzine sono diverse, maschi e femmine sono molto diversi. Oggi le generazioni adolescenziali, maschi e femmine, sono due diversi totalmente separati. I maschi sembrano dei bambini a 18 anni, le femmine sembrano donne mature a 13 anni. Si è accelerata questa forbice, è inutile che facciamo finta di non osservare questo fenomeno. E se devono stare al grande gioco, al grande giro, esserci anche loro, è tutto gli fa credere intorno a loro che l'importante è raggiungere lo scopo, costi quel che costi. Adesso non voglio fare il moralista, uno che ha sempre difeso la trash TV, ha sempre difeso la libertà d'espressione, il multitasking.
pressing. Ma siamo arrivati a un punto. Ma questa è un'altra cosa, certo. Raccogliamo quello che abbiamo seminato. Sì, è inutile che ci meravigliamo o ci stracciamo le vesti. Dio mio, una quattordicenne che si prostituisce. Ma accendete la televisione, guardate i modelli che hanno queste ragazze, guardate i punti di riferimento. Perché no? Perché no? Una volta desacralizzato il senso profondo della sessualità, e quindi la tranquillamente a 12 anni, perché? Perché fai bene, perché è giusto, perché fai le tue esperienze. Una volta arrivata a 14 anni, che sono già 2 o 3 anni che la dai, hai capito che in fondo è come infilarsi un dito nel naso per togliersi la caccola, fare quella cosa lì, quindi perché no? Se poi questo mi dà possibilità di sedermi alla pericena insieme agli uomini che contano, quelli con la macchina, quelli con l'orologio Rolex, magari tarocco, quelli che hanno sempre i soldi in tasca e quelli che mi fanno fare un tiro di coca di quella buona, senza che debba andarmela a cercare in giro. Però la domanda che ti faccio è se secondo te, o tu sei uno, ovviamente un grande libertario, un sito così può non essere filtrato, non è monitorato, dove inizia la libertà di esprimersi e dove finisce la libertà di esporsi? Allora, qui ci sono signore che chiaramente si offrono per la prostituzione. È una materia molto, molto scivolosa, delicata, certo. Perché se fanno adescamento, in realtà, per una legge che io trovo ridicola, dovrebbero essere perseguitate. Sarebbe molto più semplice regolamentare questo tipo di attività e dire: se tu ti offri in un sito come prostituta, sarebbe come se Luca Telese e Gianluca Nicoletti dicessero: siamo giornalisti freelance, offriamo i nostri servizi. Ti devi certificare, vuol dire? Devi in qualche maniera farti uscire da questa zona. Come tutti che fanno finta di non vedere le ragazzine albanesi che si prostituiscono lungo la via Salaria, passano e fanno finta che non ci sono, è pieno di minorenni. Fatti un giro sulla Salaria lungo la Tiberina, ne trovi quante vuoi di minorenni che si stanno prostituendo, figuriamoci, non mi sembra dare una notizia in questo momento, capito? Quindi da questo punto di vista, visto che la rete è ingovernabile e irriducibile, che si stanno riscrivendo tutte le regole che dovranno regolare i rapporti degli uomini nell'era digitale, anche questo campo, invece di scandalizzarsi, cadere dalle nuvole di uno che sta succedendo, digital export, vedi che c'è un database dettagliatissimo, addirittura con le prove su strada, città per città, che ti dicono: guarda, va in quella via, c'è quella, fa questo, quest'altro fa un po' meglio, questo ti conviene, però è bella, però non si lava, e via dicendo. Ecco, visto che esiste questa cosa qua, fare finta che non esista sembra ormai ridicolo, scandalizzarsi ancor meno, si prenda mano il legislatore, comincia a dire: benissimo, la prostituzione è un'attività che viene regolamentata in questa maniera, siccome svolge un'attività commerciale, quindi hai un reddito, questo reddito deve essere trasparente, quindi tu apriti una partita IVA, sarà un po' imbarazzante capire come faranno poi a fatturare la prestazione e come il cliente potrà scaricare la fattura della prestazione. Però in altri paesi ci sono arrivati, ci dovremmo arrivare anche noi in qualche maniera, se no cadremo sempre dal pero ogni volta che accade una cosa del genere, diciamo: vedi, in internet è pieno di persone che si prostituiscono. E certo, e dove credi, come credi che passino il tempo? E questi baldi signori tutti lampadati, abbronzati, che vedi la sera sulla facenti con le loro macchine, i soldi che gli escono dall'orecchio, non capisco come sono entrati nelle loro tasche, li passano così, e quando arriva una certa ora e si fanno un giretto, si beccano la ragazzetta e hanno la loro serata brava. Lo trovo molto triste, ai miei tempi e tuttora ci si affanna un po' di più, ci si dà un po' più da fare, si gioca un po' di più sulle proprie risorse umane, sulla propria esperienza di vita, per ottenere quella cosa che poi non è che sia un mercato così chiuso, mi sembra abbastanza facile oggi trovare compagnia, allacciare relazioni, mettersi sul mercato, ma così è più facile, quando c'è soldi in tasca puoi comprarti tutto, questa è l'idea. Bella, bella, bella riflessione. Sì, è una. Ma tu non credi invece che esista una possibilità, diciamo così, in qualche modo repressiva, cioè qualcuno che si mette a chiudere questi siti o oscurarli, o quando sono esplicitamente soltanto offerta di prostituzione non controllata? Beh, oddio, mi sembra che una percentuale altissima dell'internet mondiale dovrebbe essere chiuso. Lo trovo un po' difficile. No, no, siccome qualcuno se lo chiede, una domanda che ti faccio, diciamo, per dovere. La rete internet, se deve essere, è così.
facciamo, ci vorrebbe più impegno. Quando uno però ti dice ti offro la Lolita, non è un caso. No, ti offro la Lolita, se tu dici ti offro la Lolita che è minorenne, è un reato, devi andarlo a cercare sotto casa e metterlo al gabbio, quello è chiaro. Però se la Lolita è molto ambiguo, ti dicono la Lolita, poi dicono no, però guarda, ha 19 anni, sì, ne ha 21, certo. Si gioca sul mese più del mese meno, capito? Stava per compiere gli anni, via dicendo. Io penso che il traffico di minorenni ci sia senz'altro, vedete, sia abbastanza difficile intercettarlo, perché ci vogliono molte risorse. Devi metterti a telefonare una per una a quelle che ti sembrano più vicine a un'età critica. E quindi c'è una cosa e chiederle i documenti, mi sembra un po' più difficile. Sarebbe più facile far passare una cultura diversa, muoversi per far capire che il mondo può andare anche diversamente. Ma vanno a dire a una ragazzina di 14 anni con la mamma che fa la barista, che vede le amiche ben vestite, che vede dei modelli che lei si sente di poter raggiungere, perché su Facebook è facile sembrare belle, farsi una bella foto, millantare fascino che magari non si ha. E t'arriva uno, ti mette in mano 300 euro che tu non li vedi manco in 6 mesi, capito? Cosa gli dai in cambio per dire no, guarda, rinuncia a questo, ti do dei valori, ti do una prospettiva di vita? È molto difficile, non c'è nient'altro come alternativa, è tutto aleggia nella sottocultura, nell'incultura, nell'ignoranza. Non è questione di classe sociale, anche le madri parioline probabilmente botulizzate e iperaffannate nel loro shopping quotidiano non hanno molta alternativa da dare a queste ragazze. Mamma mia. Vabbè, ma mica bisogna, è una bella giornata, cioè, infatti, no, però la riflessione, no, però sai, la cosa incredibile è che è nato tutto questo mondo intorno a noi senza che quasi ce ne accorgessimo. Vedere, ci sono già i nostri figli metaforicamente dentro. Questo è il segno del tempo che passa, caro Luca. Certe cose le guardi con distanza quando fai il giovane cronista che ti ci butti dentro e racconti, e quando cominci a essere in parte coinvolta la tua carne ti rendi conto che ci sei dentro, anche se nessuno di noi naturalmente è mandato a cercarsi le ragazzine in internet, perché la provvidenza ci ha sempre fornito di persone adeguate al nostro status, alla nostra età, per cui non avevamo sente bisogno di fare questo. Ma quando cominci a pensare che sono le compagne di classe dei tuoi ragazzi, cominci a pensare se hai delle figlie, potrebbero essere le tue figlie, e cominci a domandarti quali sono gli strumenti che devi dare a questi ragazzi perché queste cose le guardino con distacco, non se ne sentano nemmeno tentati ad esserne coinvolti. Questa è la riflessione, sono degli impegni individuali. Io non credo nelle crociate moralizzatrici, figurati, sono sempre stato un dissoluto per scelta e fisiologicamente portato più alla dissolutezza che ai comportamenti probi. Però esiste un punto in cui puoi creare delle isole di salvezza e la differenza si sente quando tu sei diverso, le cose le guardi con una leggerezza che è lontana dalla tentazione di poterne essere soltanto coinvolto. Se le guardi poi fai la bavetta e dici però di gomito col collega, ammazzalo, guarda tu che pezzi di fregna, magari erano dei buon gustai, allora no, e allora sei già dentro, sei complice, puoi prendere tutte le distanze che vuoi, ma sei esattamente come loro, non sei diverso. Va bene, allora grazie, ci fermiamo ancora per una pubblicità. Grazie a Gianluca Nicoletti, ciao, per questo viaggio che ci ha fatto fare. Ciao.